La REM è nata nel 2009, costruiti i primi impianti dopo un paio d'anni. La REMTEC è uno spin-off della REM che è nata nel 2015. Questo è stato il primo impianto agrovoltaico che abbiamo fatto in Italia ed è stato connesso in rete nel aprile 2011. Borgo Virgilio ha una potenza di 2150 kW, produce circa 5 milioni di kilowatt di corrente all'anno. Questa energia viene immessa in rete, potrebbe soddisfare circa 1200-1300 famiglie. La normativa italiana non è ancora pronta per questo tipo, diciamo, di utilizzo e quindi viene immessa in rete. Volevamo fare energia pulita, energia fotovoltaica, e non ci piaceva l'idea di coprire terreni agricoli con pannelli fotovoltaici. Per cui abbiamo cercato di trovare una soluzione che permettesse al terreno di essere libero di essere utilizzato. Quindi ci siamo riuniti una squadra di agronomi, architetti del paesaggio, ingegneri, informatici e abbiamo cercato una soluzione. Abbiamo lavorato qualche mese e alla fine è nata questa idea di agrivoltaico, di sospendere i pannelli alti sul terreno in modo che tutte le macchine agricole potessero passare sotto e lasciassero libero il terreno per la coltivazione. Abbiamo provato vari tipi di irrigazione. Abbiamo una parte di un sito che è fatta con subirrigazione, altra irrigazione a pioggia. Possiamo anche, siccome l'impianto è una tensostruttura, quindi a cavi che attraversano 4 metri e mezzo l'area di coltivazione, possiamo anche utilizzare degli sprinkler, quindi a pioggia sospesa. Sotto il nostro impianto abbiamo un netto risparmio di irrigazione, poiché grazie all'ombreggiamento dovuto ai pannelli abbiamo visto che vi è una percentuale di umidità al suolo maggiore rispetto al pieno sole. E questo l'abbiamo verificato in campo attraverso la sperimentazione a Borgo Virgilio. L'agrivoltaico biassiale ha vari vantaggi. Il principale è che produco più energia. Rispetto a un impianto monoassiale o fisso, produco più energia, 35% in più, mediamente. Ma gli altri vantaggi rispetto all'agricoltura sono altri due. Uno è che mi oriento secondo le linee di coltivazione e quindi secondo la linea del paesaggio, quindi l'impianto visto dall'alto è armonizzato col paesaggio ed è orientato secondo le linee di aratura, che sono secolari, o secondo i filari dell'uva o delle mele o dei kiwi. Ci orientiamo esattamente come è necessario per l'agricoltura. Il terzo vantaggio è che, essendo appunto biassiale, è orientato come esattamente serve l'agricoltore, posso gestire l'ombreggiamento in modo puntuale, quindi posso aprire e chiudere la luce esattamente come è necessario per la pianta, cosa che posso fare relativamente meno con un monoassiale e assolutamente non lo posso fare con un fisso. Grazie al tracking possiamo gestire effettivamente l'ombreggiamento. Inseguendo il sole con la superficie più piccola del pannello, riusciamo intanto a produrre con la radiazione diffusa, quindi continuare comunque a produrre energia, e poi dare piena luce alla coltura che sta di sotto, in modo tale appunto da in certi casi aumentare le rese per ettaro. Le grandi aziende che verificano le tendenze di mercato stanno vedendo l'agrivoltaico la tecnologia del futuro, che può rimpiazzare molte tecnologie attuali, incluso nucleare, incluso le fossili. Abbiamo un accordo con una grande compagnia petrolifera dove hanno un programma di conversione del loro business petrolifero entro il 2030 in totale rinnovabile e di cui una buona parte sarà agrivoltaico. È la tecnologia del futuro perché mette insieme le esigenze principali, il cibo e l'energia. E non c'è un conflitto, anzi c'è una integrazione. Ma la nostra visione di agrivoltaico è utilizzare le zone periurbane, quindi dove serve energia, quindi zone industriali, fasce di città, dove si fanno campi agrivoltaici su terreni agricoli, dove sotto si produce del cibo sano, quindi noi siamo per un'agricoltura biologica, ma non solo, comunque anche convenzionale, ma immaginiamo che quantomeno le orticole vengano fatte in modo biologico e l'energia viene quindi immessa nella rete attraverso comunità energetiche, quindi immaginiamo cooperative agricole che diventano comunità energetiche che producono cibo sano ed energia pulita.
Addirittura l'energia può essere poi convertita in un futuro prossimo in idrogeno, che va a alimentare i trattori che coltiveranno quei terreni, che va a alimentare i treni che arrivano in quelle città, gli autobus che attraversano quelle città. Questa è un po', diciamo, la visione dell'agrivoltaico. Una macchina agricola che produce energia elettrica.